Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci presenta quella che era un po' una giornata tipo di Gesù nei 3 anni di vita pubblica, dedicata alle guarigioni. Abbiamo sentito la guarigione della suocera di Pietro e molti altri infermi, dedicata all'attività esorcistica. Gesù scacciava i diavoli dalle persone che erano tormentate dagli spiriti immondi, ma dedicata soprattutto alla predicazione, che è la forma tra l'altro più alta sotto certi aspetti di esorcismo, perché i diavoli se ne vanno quando entra la parola di Dio in noi, ci convertiamo, lasciamo i peccati e cominciamo a vivere in grazia di Dio. Quella è la cosa più importante, e su questo Gesù si è speso, quindi senza nessun tipo di legame terreno volevano trattenerlo, ma libero da tutti, perfino dalla Madonna. Non ci pensiamo quasi mai, Gesù ha lasciato la Madonna per fare i suoi tre anni di attività pubblica. La Madonna ha sofferto per questo, ma non è stato minimamente trattenuto, perché doveva compiere questa missione, perché portare a tutti la parola di Dio era la cosa più importante. L'ha fatto, e la Madonna volentieri ha offerto il sacrificio della rinuncia a Gesù per il compimento di questa missione. Ecco, questa libertà di Gesù e questa sua dedizione apostolica ci dà occasione per un piccolo secondo pensiero dalla prima lettura, che affronta un problema che l'avete sentito, che questi corinzi, San Paolo dice, voi siete come bambini, bevete ancora il latte, non posso bere. Cosa facevano? Facevano le differenze tra gli apostoli. Dice, io mi ho annunciato il Vangelo San Paolo, io sono con San Paolo. No, io l'ho sentito da Apollo. Apollo era un grande predicatore contemporaneo di San Paolo. Domani probabilmente sentiremo, no, io l'ho ascoltato da San Pietro. Ehi ragazzi, cioè San Pietro è il numero uno, San Pietro è il capo. E si appiccicavano tra di loro. Io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Pietro. Secondo voi questa cosa succede ancora o non succede più? Adesso al periodo che cambia di Paolo c'erano i blocchi, no? Le nomine fatte dal vescovo, adesso cominciano gli ingressi nuovi. Ma che succede appena di amore al parco nuovo? È meglio questo o meglio quello di prima? È meglio quello di prima ancora? Capite? Che succede quando cambia il vescovo? È meglio questo o meglio quello di prima? Che succede quando cambia il papa? È meglio questo o meglio quello di prima? Allora, San Paolo dice una cosa molto importante. Noi siamo ministri, ministro in latino significa servitori. Ma la cosa importante non è Don Leonardo, Don Giuseppe, che c'è stato qua, Don Mario, Don Ascenzio, Don Isidoro, l'importante è Gesù Cristo, capito? Perché se Don Leonardo, Don Giuseppe, Don Mario non ti aiutano a incontrare il Signore, abbiamo perso tempo. Cioè non sono autoreferenziali, non fa niente con il più simpatico, il più antipatico, parla meglio, parla peggio, fa la messa più corta, la messa più lunga, cioè non fa niente. L'importante è che ti porti al Signore, capite? Noi dobbiamo avere questa attenzione di superare la tentazione di attaccarci alle persone e dimenticare, capite? Voi dovete sapere che quando Papa Benedetto era ancora cardinale, scrisse un libro che succede per fine mondo, che era un libro sulla liturgia, no? E diceva una cosa, non è che era tutto falsa, dice. Va bene, adesso dopo la riforma del concilio abbiamo rigirato gli altari, no? Però abbiamo rigirato gli altari alla condizione, infatti lui fu il primo, e adesso lo fa anche Papa Francesco, a rimettere sull'altare la croce, perché dice, va bene, d'accordo, quindi non è la fine del mondo, ma tu quando stai a messa, a chi pensi, chi guardi? Guardi il prete che c'è o guardi Gesù Cristo? Quando abbiamo detto, d'accordo, tu non ti guardi il prete che c'è, tu ti guardi Gesù Cristo. Allora, sempre sull'altare è bene che ci sta la croce, in modo tale che guardiamo tutti quanti il compromesso, sia io che lo offro al sacrificio di Cristo, sia voi che lo assistete. Quando alzo Gesù, siamo tutti quanti concentrati a guardare tutti Gesù, e né io guardo voi, voi guardate me, perché il centro è sempre lui, capito? Quindi questa non è una cosa soltanto, capite, formale, esteriore, estetica, è un fatto molto molto profondo, perché se io mi attacco a Gesù, fa niente se il parroco che viene dopo è più noioso, predica peggio, tutto quello che è più antipatico, non fa niente, d'accordo? Tanto io ho Gesù nel cuore, io non sto in chiesa per il parroco, capite, no? Quando uno si appiccica alla persona,
cambia la persona. Guardate che in alcune parole succedono queste cose, arriva il parroco simpatico, piacione, aperto, moderno, eccetera eccetera, vum, parrocchia piena, giovane, va via quello e rimane deserto del Sahara. Sono cose che piacciono a Gesù, voi sapete, Papa Francesco riscuote molta simpatia, no? Però alcuni sacerdoti di Roma hanno raccontato delle cose che ti fanno drizzare i capelli, di cui non c'è da essere contenti, perché gente che va a dire, ah, Papa Francesco è veramente un grande, ma attenzione, io come tutti quanti i papi voglio bene a Papa Francesco, perché anche mi deve lo sto dicendo, ah, adesso finalmente c'è lui, ma e io sono venuto in una di chiesa, ma solo perché c'è Papa Francesco, e appena muore Papa Francesco tutto tranquillo io ritorno a fare la vita del regno. Se Papa Francesco sente una cosa di questo genere, secondo voi è contento? No, capite? Perché anche quando il Signore ci dà la grazia di personaggi particolarmente capaci, carismatici, quelli che sanno leggere, cioè ce li dona, non ce li dona perché ci diamo a loro come se fossero degli idoli, ce li dona come aiuto, capite? Ma quando dovessero venire a mancare, la fede, quello che ho maturato nel cuore nei confronti di Gesù, deve rimanere. Io dico sempre, e concludo, le cose più belle che un parroco vede in una parrocchia le vede quando se ne va, perché se quando se ne va rimane al deserto non ha combinato niente di buono, se quando se ne va le persone che c'erano continuano a camminare presso il Signore, vuol dire che gli ha trasmesso qualche cosa che gli rimane nel cuore, perché la cosa importante, ripeto, è Lui, non noi che siamo tutti poveri strumenti inutili. Chiediamo a Maria Santissima che anche lei, così grande, è serva di Dio, quindi lei non prende le persone per portarle a sé, le prende per portarle tutte a Gesù, che ci aiuti tutti quanti ad essere sempre rivolti verso il Signore, grati per i ministri, per gli strumenti che ci manda, che ci aiutano, ma mai polarizzati su di essi, sempre con lo sguardo rivolto verso suo figlio Gesù, che è il nostro unico Dio e Salvatore. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre sono lodati.